Ringrazio Cilento TV per questo spazio, per questo nuovo format e un saluto a tutti i telespettatori e concittadini in particolare del comune di Camerota. E parlare di politica ovviamente è un campo vastissimo. E vorrei soffermarmi soprattutto su quella che è, secondo me, lo scenario della politica, sia locale che nazionale. Sta cambiando un po' tutto, per fortuna, rapidamente. La gente sempre di più si interessa alla cosa pubblica, comincia a vigilare, comincia a essere partecipe a tutto ciò che viene, diciamo, fatto nei palazzi. È propositiva, comincia a denunciare e questo sicuramente è un aspetto molto positivo. Questo sta avvenendo un po' dappertutto e dico anche che era ora. Finalmente gli italiani cominciano a prendere coscienza e sono finalmente entrati nell'ottica di idea che ognuno debba fare la propria parte, soprattutto controllare e vigilare quelli che sono oggi i loro referenti. Per quanto riguarda invece a livello locale, la politica locale ha subito un mutamento venuto dall'ultima diciamo, tornata elettorale, un grandissimo ricambio generazionale, che sicuramente ha portato uno scossone e anche qui tantissimi i giovani che ogni giorno sempre di più si interessano alla politica. Per quanto riguarda l'amministrazione comunale, tutti sanno che è una lista civica che però come comune denominatore mette al primo posto l'interesse della cittadinanza. Per noi è un confronto quotidiano tra tutti quanti gli amministratori, consiglieri e tutti coloro che gravitano intorno alla nostra amministrazione, ma al primo posto non vengono certamente i partiti, ma sicuramente gli uomini e coloro che danno una mano indistintamente per Camerota, e quindi il colore politico passa un po' in secondo piano, rispettando un po' quello che è, diciamo così, il modus operandi di questa amministrazione. Per quanto riguarda gli atti compiuti in questi 14 mesi, sono tantissimi, siamo orgogliosi, e fieri del nostro straordinario lavoro che ha toccato un po', tutte le, diciamo, deleghe dei miei consiglieri, assessori e tutti coloro che gravitano nell'ufficio del sindaco come consiglieri politici. E a loro voglio fare un grandissimo ringraziamento indistintamente per l'enorme impegno che mettono nel quotidiano. Possiamo dire che Camerota sta attraversando una fase di mutamento straordinario sia a livello di mentalità e di diciamo, operatività. In questi 14 mesi sono avvenuti dei cambi che la popolazione aspettava e che spaziano un po' dappertutto. Cominciamo a parlare della grande rivoluzione che è avvenuta diciamo nella raccolta differenziata, dove dopo pochi giorni dall'insediamento il sottoscritto decise di mandare via la Iele e i risultati oggi sono sotto gli occhi di tutti, anche grazie al lavoro del nostro delegato e soprattutto della nuova società, la Sarim, che ha messo in campo ogni risorsa per migliorare appunto il servizio. Sotto questo punto di vista devo dire che c'è da parte della cittadinanza un compiacimento continuo, riceviamo tutti i giorni attestati di stima, ma questo sicuramente deve essere un punto di partenza. Anche tutti gli operatori del settore della ricettività stanno ricevendo un grande servizio. È iniziata una fase di educazione proprio di tutti coloro che praticamente gravitano nell'ambito della raccolta differenziata. Gli operatori ecologici sono stati straordinari. Quindi questo sicuramente è un valore aggiunto per Camerota, ma è uno dei tanti. Abbiamo
lavorato tantissimo per quanto concerne la sicurezza questa estate. Abbiamo fatto un lavoro in supporto con tutte le forze dell'ordine e anche qui i risultati si sono visti. A questo proposito, anche qui i miei ringraziamenti a tutti coloro che hanno lavorato sotto questa veste. Cosa dire? Dire che sono tantissime le novità che si stanno avvertendo. Abbiamo avuto una profonda e radicale mutamento per quanto riguarda la Soget, che oggi è nei nostri uffici. È stato rivisto il contratto, presto renderemo pubblico tutti questi dati in piazza San Domenico e nelle quattro piazze del comune di Camerota. Ci recheremo per far vedere che cosa è successo in questi mesi. Grande risalto quest'anno al nostro territorio è stato dato anche dalla valorizzazione continua della nostra area marina protetta, della Baia degli Infreschi e della Masseta, dove è stato fatto anche lì un grande lavoro che ancora deve continuare e che va nella direzione di valorizzare quei posti straordinari e meravigliosi che il mondo intero ci riconosce, ma soprattutto farli diventare sempre più fruibili e soprattutto una risorsa soprattutto per gli operatori del mare. Quindi un'attenzione quotidiana al territorio sia di mare che di terra. Dobbiamo anche dire che anche questo viene valorizzato moltissimo oggigiorno da chi opera nel trekking, che permette ai numerosi visitatori di non conoscere più Camerota solo come mare. Ecco, forse è questo quello che sta avvenendo ultimamente. Camerota che diventa un territorio sempre più completo, un territorio che non viene visto soltanto come un luogo vacanziero nei 2 mesi estivi, ma un territorio che può dare ogni giorno nuove sorprese grazie alla ricchezza innumerevole dei propri beni culturali. Immaginiamoci le nostre grotte, i nostri castelli nell'entroterra, le grotte quelle del Paleolitico che stanno riscuotendo un successo straordinario. Ci sono sempre più turisti che ci chiedono di visitarle. Ed ecco che sta avvenendo proprio questo. Ci sono sempre più specializzati nel settore del trekking, che consentono appunto di vedere e di verificare questi meravigliosi luoghi e di valorizzarli ogni giorno, di più. E, tra l'altro, parlare no, dei nostri luoghi, del nostro ambiente è qualcosa di straordinario, in quanto è lì che abbiamo e riceviamo le maggiori soddisfazioni da chi viene a visitare il nostro territorio, in quanto ne riconosce una natura straordinaria ed incontaminata. Ed è proprio questa la vera scommessa del futuro: difendere sempre più il nostro ambiente, valorizzarlo sempre di più, far sì che ogni cittadino diventi sentinella di questo territorio e ci consentano ognuno di loro nel futuro di poter lasciare quello che abbiamo ricevuto dai nostri avi. L'ambiente si protegge anche come stiamo facendo con la costruzione del depuratore, un'opera che tutti quanti abbiamo voluto, un'opera che sta procedendo velocemente e che speriamo di consegnare alla popolazione già nella prossima primavera. I lavori non si fermano senza sosta, anche quest'estate, pur ricevendo qualche critica, ma a noi interessa consegnare l'opera nei tempi certi e stabiliti. Si è lavorato ininterrottamente, lo si continuerà a fare. A breve inizieranno anche i lavori per il depuratore a Lentiscosa e quindi si andrà avanti senza sosta, senza soluzione di continuità per consegnare appunto questa opera. Il nostro territorio ogni giorno viene sempre più valorizzato e scoperto grazie a potenzialità innumerevoli e quindi abbiamo l'obbligo e il dovere
di farlo conoscere e far conoscere il territorio anche attraverso la sentieristica. Quest'inverno inizieremo a mappare tutti i sentieri, a dare una precisa indicazione logistica, in modo che i tantissimi turisti e soprattutto non solo gli avventori, ma anche gli operatori del settore possano lavorare con più tranquillità, e chiederemo a tutti loro una valida collaborazione per mappare, censire e poter fare delle cartine che possano essere poi divulgate a tutti gli avventori del territorio. Siamo molto soddisfatti di questa stagione che ancora continua, e per fortuna le condizioni climatiche, che erano veramente partite in modo proibitivo, si sono rimesse a posto, e questa è la prova che se c'è stata della crisi, come ho sempre sostenuto, era soltanto dovuta al direttore marketing, che è sempre il sole. E il sole il mese di maggio e giugno si è fatto attendere molto, questo ha fatto sì che l'estate decollasse in ritardo. Invece abbiamo avuto un settembre straordinario, sto avendo modo di parlare con tanti operatori del settore che dicono che c'è stato un piccolo crollo per quanto riguarda la quantità, ma vi è stato invece un notevole miglioramento per quanto riguarda la qualità, e quindi la battuta di cassa è sicuramente salita. Noi dobbiamo andare proprio in questa direzione, perché Camerota si sta spogliando dei panni degli avventori, del turismo di bassa lega, e grazie anche a quello che è stato fatto quest'anno, alla Pai Tourist e al grandissimo lavoro di scrematura, ovvero nella mappatura anche di tutte le case vacanze e quant'altro, hanno portato salto di qualità. Adesso dobbiamo recuperare quella fascia di clientela che abbiamo perso nel corso di questi anni, proprio a discapito di una scarsa qualità. Tantissima gente si è già riaffacciata e ha visto che le cose stanno veramente migliorando a vista d'occhio. Dobbiamo pensare al territorio e al turismo non come entità singola, ma a pensare ad uno sviluppo appunto del territorio. Camerota non va venduta da sola, e Camerota deve essere venduta come Cilento, e vediamo invece che sta avvenendo anche che le altre cittadine del Cilento vendono le bellezze di Camerota e le nostre belle attrazioni, che sono la Costa Meravigliosa, le Lamparate, l'entroterra, le vie dell'olio e le tante cose che si stanno costruendo. Quindi lavoro di sinergia, puntare molto sull'ospitalità, e qui dobbiamo puntare su qualità e ospitalità, migliorare le strutture e le infrastrutture. Le nostre strutture ricettive stanno lavorando per trovare standard qualitativi altissimi, e quindi gli imprenditori si stanno dando da fare e noi dobbiamo essere al loro fianco. Quello che lascia a desiderare, ma anche qui si sta lavorando con la viabilità e la logistica, quest'anno il Frecciarossa ha avuto un successo straordinario e di questo siamo ben felici. Ecco il lavoro in sinergia con gli altri comuni che non fa attendere i risultati. Diciamo anche che bisogna puntare sulle vie del mare, anche qui migliorare, ma soprattutto lavorare sulla famosa bretella che porta velocemente verso Vallo della Lucania. Anche qui si cominciano a muovere rapidamente i passi, la progettualità aumenta, speriamo nel apporto del nuovo governo che vada in quella direzione. Sono fiducioso perché Camerota è sempre più meta ambita, Camerota è sempre di più un luogo completo per le vacanze, perché il mare, la dieta mediterranea, i nostri castelli, le spiagge meravigliose e tantissimi altri valori che noi fino adesso non avevamo messo fuori dalla cassaforte, erano gioielli che tenevamo chiusi in casa, cominciamo a tirarli fuori, come le nostre meravigliose grotte del Paleolitico, i nostri castelli, le nostre tradizioni di Camerota, Licusati e Lentiscosa, che devono essere assolutamente immesse nel circuito.
Molto presto ci avvieremo alla presentazione di un progetto che si chiama Le Cinque Perle, di cui oggi non voglio parlare, e questo è un progetto che metterà in rete tutte le case vacanze del comune di Camerota, catalogandole, mettendole in rete tra di loro, creando il famoso portale, anche grazie all'ufficio del turismo che pian piano sta cominciando a prendere piedi. Quindi diciamo, un'intensità di lavoro continua. Questi 14 mesi hanno visto aperture e inaugurazioni a non finire, come tutti quanti possono riconoscerci, ma sono soltanto diciamo, parte di quello che avverrà nel futuro. Ma il futuro, come mi immagino il futuro? Io credo che il futuro sia già domani, e quindi è anche un modo per accelerare i processi e per cominciare a lavorare subito. A proposito di futuro, inizieremo già intorno al 20 di ottobre a dare i dati definitivi di questa stagione per quanto riguarda appunto i parcheggi, per quanto riguarda il porto, per quanto riguarda la tassa di soggiorno e soprattutto tutte quelle voci attive importanti del bilancio del Comune di Camerota. Il futuro per Camerota si comincia ad intravedere, oggi finalmente abbiamo inquadrato l'obiettivo, sappiamo cosa dobbiamo fare e come operare, abbiamo le idee chiare su tutti i rami secchi e le mele marce che non servono al bilancio del Comune di Camerota, quindi si comincia ad intravedere diciamo, il piano di riequilibrio finanziario di cui finalmente è stata pagata la prima rata, e quindi ci avviamo in una fase lenta, diciamo che cominciamo a vedere di riportare nel reparto, togliendolo diciamo, dal coma il malato, tanto per fare un paragone medico. E poi che cosa dire? Dire che il futuro è fatto di tantissima progettualità e di un lavoro incessante, di una squadra di ragazzi meravigliosa che mi supporta ogni giorno, e soprattutto devo dire che il futuro è fatto dei tantissimi cittadini di Camerota che cominciano a prendere coscienza, a starci vicino e ad incoraggiarci, ad essere parte integrante di una macchina che non ha nulla da nascondere. Il futuro è fatto dei ragazzi, è fatto della sicurezza nelle scuole, di cui parlerò prossimamente, per quanto è avvenuto a Camerota, anche per fugare alcune nefandezze. Il futuro è fatto di progetti seri, di servizi per i turisti, perché senza servizi non si può fare turismo. Il futuro è fatto anche di nuove strutture ed infrastrutture e dell'eliminazione di tutte le brutture. Il futuro è fatto di completare le opere che sono ancora incompiute e che devono essere terminate, come alcune che sono state fatte, come il Palazzetto dello Sport, che potrà essere una grande valvola di sfogo. A proposito di questo, dico ai nostri concittadini che stiamo per accendere finalmente i motori sul palazzetto. C'è l'interesse anche del CONI, della FIGC, della FIDAL, si stanno facendo, muovendo passi importanti anche grazie a tanti concittadini che stanno portando valore aggiunto appunto a quel indotto. Quindi il futuro è fatto del rispetto per i nostri defunti e quindi di dare dignità ai nostri cimiteri, anche questo abbiamo iniziato a fare. Quindi il futuro è fatto di tantissimo lavoro, è fatto di valorizzazione, è fatto di emersione dal lavoro di tanta gente che qui viene anche sfruttata, è fatto di un controllo del territorio, è fatto di cooperazione, è fatto
anche una politica che non vada soltanto fatta per contrastare, ma anche per proporre e per collaborare. L'augurio è che con questa squadra si possa andare avanti sempre più decisi verso un nuovo modo di fare politica, ma soprattutto un modo di interessarsi della cosa pubblica. Per me la politica è questa, la politica è dare in modo spassionato il proprio contributo al paese e cercare di vedere Camerota vista dall'esterno e da chi ci guarda con invidia, con serenità e soprattutto che cominci a constatare un paese che sta assumendo finalmente una nuova dimensione.